a tutti, amici cari. Eccoci qua a Venezia per goderci un po' di atmosfera natalizia. Ma prima di cominciare la nostra passeggiata, andate qui sotto il video e mettetemi un like. Ma soprattutto iscrivetevi al canale per poter così continuare a condividere con voi e a diffondere questi contenuti culturali, storici e anche artistici. Restate qui con me. A Venezia il Natale si celebra, come in qualsiasi altra parte del mondo, ma non fu sempre così. Ai tempi della Serenissima, e fin dal XII secolo, i festeggiamenti qui duravano fino al 26 dicembre, festa di Santo Stefano, primo martire cristiano, e dopo aver assistito alla messa serale del 25 dicembre, il Doge, con tutto il suo seguito, attraversava la laguna sulla barca di rappresentanza, il dorato Bucintoro, per raggiungere la vicina isola di San Giorgio Maggiore. Il giorno dell'Epifania il Doge assisteva alla messa solenne qui a San Marco, mentre una folla di bambini festosi attendeva con impazienza fuori dalla chiesa il termine della funzione, per poi andare al convento di San Zaccaria, dove le monache distribuivano ciambelle, marzapani, panetti zuccherati e altri dolciumi confezionati da loro. Nel pomeriggio, il teatrino dei Burattini rappresentava il Gran Viaggio dei Magi e la Marantega, cantato a gran gola dai piccoli spettatori. Sulla torre dell'orologio in piazza San Marco, ogni ora uscivano i tre re magi preceduti dall'angelo per riverire la Madonna. Tradizionalmente, i bambini, il 25 dicembre, non aspettavano Babbo Natale che scendeva dal Polo Nord sulla sua slitta carica di regali, ma aspettavano la Befana, chiamata a Venezia Marantega, che lasciava nelle calze dei bambini buoni dolcetti, pasticcini, liquirizia e frutta come mandarini, tradizione che dura tutt'oggi. Come ben sapete, la Marantega è una vecchia simile a una strega che vola nel cielo montata su una scopa e che se i bambini buoni lasciava dolcetti, a quelli meno buoni lasciava invece pezzetti di carbone. Questi bambini che non si erano comportati tanto bene durante l'anno rischiavano pure qualche bastonata da parte della Marantega, per cui tutti i bambini, prima di andare a dormire, le lasciavano sulla tavola un bicchiere di latte con un po' di pane per rabbonirla. E dopo aver lasciato la calza appesa al camino, da dove scendeva la vecchia, gli cantavano una filastrocca.
Marantica parola, to pare già la tua. Zenanno che ti aspetto, adesso vado in letto. Ho messo qua la calzetta mia, impinissimela con robe buone e poi scampa via. Ma da dove esce questo personaggio? Narra la leggenda che i tre re magi, alla ricerca del bambin Gesù, si fermarono per chiedere a una buona vecchina se ne conoscesse la strada, che però nulla sapeva del bambinello e quindi non seppe indicare loro la via. Allora Gaspare, Melchiorre e Baldassarre ripartirono a gran fretta, tanto velocemente che la povera vecchina, che avrebbe voluto seguirli per portare anche lei i suoi doni al bambin Gesù, non giunse mai nel presepio. E continua tutt'oggi a cercare in tutto il mondo il bambinello, lasciando sempre i suoi doni a tutti i bambini buoni, nella speranza che fra loro si trovi anche il bambin Gesù. Ma ci sono anche altre leggende meno conosciute sul Natale e ve ne voglio raccontare una. Tradizionalmente si crede che durante la notte dell'Epifania gli animali abbiano la possibilità di parlare. C'era una volta un contadino che possedeva una stalla piena di bestie e non aveva mai voluto credere al fatto che gli animali, la notte dell'Epifania, si mettessero a parlare. Arrivata fu la notte fatidica, si nascose nella stalla, senza che nessuno lo vedesse, per constatare di persona se questa storia fosse vera o meno. Arrivata la mezzanotte, uno dei buoi si mise a raspare per terra, in maniera talmente insistente che un altro bue gli chiese: «Si può sapere che cosa stai facendo con tutto questo raspare per terra?» Al che il primo rispose: «Faccio una buca per seppellirci il mio padrone». Immaginatevi il contadino, prese così tanta paura che alla mattina successiva i suoi inservienti lo trovarono lungo disteso nella stalla. E così si avverò ciò che aveva detto il bue. Il contadino morì perché aveva voluto conoscere i segreti di Dio. Inoltre, nemmeno era usanza addobbare l'albero di Natale con luci e palline colorate, ma in ogni casa, ricca o povera, si faceva il presepio. Di francescana memoria, infatti, il primo presepio fu voluto ed attuato da San Francesco d'Assisi nel 1223. Bene, ma adesso godiamoci un po' di Natale qui, nel nostro tempo. Guardate che bellissimo albero di Natale in Piazza San Marco. È davvero incantevole. Se vi doveste trovare a Venezia durante questo periodo, potete anche andare sull'isola di Murano ad ammirare il magnifico albero di Natale fatto completamente in vetro soffiato, che si trova in Campo Santo Stefano. Un vero spettacolo. Di certo oggi gli addobbi non mancano e a Venezia sono particolarmente attraenti. Quante luci colorate troviamo lungo i vicoli di Venezia, che fanno un magico specchio sull'acqua dei canali. Adesso vi saluto con queste incantevoli immagini di una magica Venezia natalizia. Alla prossima avventura e io te lo racconto.